E ora voltiamo pagina con la consueta prova su strada. Questa volta insieme a Lidia Marcucci abbiamo guidato la Renault X-Mode Cross nelle strade di Milano, Lecco, Bergamo e Monza Brianza. E noi vi abbiamo preparato questo prossimo servizio con le nostre impressioni di guida. La Renault Scenic X-Mode Cross, versione crossover della monovolume della casa francese, non solo presenta un interessante stile outdoor, ma soprattutto un innovativo dispositivo elettronico di controllo della stabilità su diverse superfici. La notevole altezza da terra, le protezioni laterali e l'allargamento delle carreggiate anteriori e posteriori, sommati alle minigonne e gli scivoli protettivi della parte inferiore dei paraurti, anteriore e posteriore, danno un tocco di crossover senza esagerazione. Insieme alla nostra collaboratrice Lilia Marcucci, abbiamo guidato la vettura equipaggiata con i motori diesel 1.6 DCI da 1598 cm3, in grado di erogare una potenza di 130 cavalli, abbinato ad un cambio meccanico da 6 marce e dal dispositivo Stop and Start, combinazione che offre un buon comfort di marcia in tutte le situazioni e un consumo di gasolio contenuto in 5,10 litri per 100 km nel ciclo urbano, 4 litri nella marcia extraurbana e 4,40 nel ciclo combinato. La versione Energy che abbiamo avuto in mano era equipaggiata da cerchi in lega da 16 pollici, sedili in cuoio riscaldabili e regolabili elettricamente, il pack Energy che permette di risparmiare sensibilmente sul consumo di carburante, impianto audio Bose, tetto panoramico elettrico ed il dispositivo Extended Grip, un dispositivo di controllo della trazione che di fatto è l'evoluzione del sistema antislittamento e permette all'auto di avere sempre il controllo del grip su qualsiasi tipo di fondo stradale, anche in condizioni di guida su fango, neve o sabbia. Attivando manualmente attraverso il selettore alloggiato nella console centrale, è possibile scegliere la modalità standard per circolare su strada normale in condizioni normali, quella denominata No Grip, adatta a percorrere terreni friabili, sabbia o strade dove ci sono delle foglie morte, che come è noto sono molto scivolose, ed infine la modalità Expert, che permette il controllo manuale del regime del motore, che alla velocità superiore a 40 km all'ora passa automaticamente al modo standard. La Renault Scenic X-Mode Cross possiede lo stesso volante sportivo della Laguna Coupé, ed il conducente viene piacevolmente accolto nel posto guida con tutti gli strumenti del cruscotto posti in centro alla plancia, sotto una palpebra molto ben riuscita che permette una visibilità ottimale senza nessun riflesso sul vetro. Sotto la palpebra si trova il display digitale e il sistema multimediale AirLink con abbonamento gratis per un anno, che permette attraverso i comandi touchscreen o con il sistema di riconoscimento vocale di usare il navigatore Karminat TomTom Live, il lettore di musica portatile con connessione Bluetooth, lettore esterno oppure USB, il sistema di telefonia viva voce, i servizi multimediali attraverso molte applicazioni disponibili su AirLink Store che informano tra altre cose su meteo, prezzo dei carburanti e punti di interesse, oltre al controllo degli equipaggiamenti del veicolo. L'auto possiede anche i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, mentre la gradita telecamera permette di vedere le zone morte al momento di parcheggiare la vettura. Le dimensioni di 4.372 mm di lunghezza e 1.845 mm di larghezza hanno permesso ai designer degli interni di ricavare un ampio spazio per conducente, passeggero anteriore e per gli eventuali tre passeggeri posteriori, mentre lo spazio per i bagagli oscilla tra 470 e 1870 litri, che aumentano ulteriormente ad oltre 2000 litri se vengono tolte le poltroncine. Durante la marcia, il motore, particolarmente equilibrato, si rivela agile e pronto ad accelerare a qualsiasi regime con grande silenziosità e con l'azionamento del sistema stop and start ultra rapido quando richiesto. L'auto che abbiamo guidato insieme a Lilia viene offerto nel listino di Renault Italia al prezzo di 31.490 euro, chiavi in mano.
In questo modo finiamo la puntata numero 7 di Motor News. Non ci resta che augurarvi una buona settimana a tutti e darvi appuntamento alla settimana prossima, sempre in questa retta, a questo orario. Grazie, arrivederci e buona settimana a tutti.